Siamo in casa Giada Quinti, è una stilista di grande talento che ormai conosciamo tutti per lo splendore e l'eleganza dei suoi vestiti, dei suoi capi. Ma naturalmente adesso chiediamo il parere su questi gioielli che sono veramente splendidi. Potrebbero essere abbinati per esempio a collezioni del prossimo inverno? Ma guarda, innanzitutto benvenuta e bentornata in atelier. Oggi è una giornata speciale, le lune poi rientrano un po' in quello che è il mondo delle donne. Paola è un'artista straordinaria e devo dire che ha dato quel valore aggiunto anche all'atelier. Se vedi, se hai fatto un giro, ci sono delle opere straordinarie in tutti i colori, sui gioielli, su delle installazioni molto molto belle. Chissà, sai, la collezione di quest'estate ancora non è nata, è nella mia mente, ci sono tanti progetti, però ancora non hanno preso corpo. Non hanno preso, sì. Bene, bene, allora sarà una bella sorpresa. Qual è il gioiello che piace di più? Ma io adoro gli anelli che ha realizzato, ecco. Sono molto molto belli. Quale per esempio? Ma guarda, se andiamo lì te ne faccio vedere, te ne indico uno immediatamente che io trovo splendido. Ah, allora ci abbiamo messo gli occhi tutti. Quanto qui sono belli. Sono, ti dà veramente la percezione di quello che può essere la luna, sono, no? Sono enormi, sono splendidi, bellissimi. Guarda, questi vestono, vestono, vestono. Poi su un abito Giada Quinti sarebbero un ottimo, quell'abito rosso è meraviglioso. Sì, sono splendidi. Quello veramente. Di che? Quello fa parte della prima collezione Giada Quinti, quindi è un po' un vintage, diciamo. Un vintage, bellissimo. Che fai? In tutte le taglie? In tutte le taglie. Ah, allora se per caso ci viene assolutamente in mente. Oh, naturalmente ho visto che c'è questo ritorno al barocco. Beh sì, il barocco rientra un po' in quella che è la mia natura, io sono siciliana, quindi io sono nata con sangue barocco, vengo dalla bellissima Noto, quindi il barocco netino è unico nel mondo, è patrimonio dell'UNESCO, quindi voglio dire, scorre nel mio sangue. Ma adesso ti faccio una domanda indiscreta, visto? Dimmi. Che ho intervistato giorni fa Carmia De Minis, architetto olistico, che appunto parlava di un rilancio dell'economia della moda e soprattutto ritornando a una sorta di rinascimento e quindi ritorno a una moda un po' barocca che può, diciamo, suscitare il desiderio del lusso. Ma sai, questo è proprio un valore che è nella moda. Poi noi donne abbiamo questa grande possibilità, siamo veramente poliedriche che potremmo veramente far rinascere il mondo della moda e grazie a noi probabilmente il futuro appartiene un po' alle donne, no? È certo che comunque con questi tempi piuttosto tristi fa bene pensare al lusso e a un sogniamo perché quello ci permette di andare avanti. Cioè, l'importante è credere che tutto possa rinascere, che tutto, che le arti, che la moda possa avere uno sviluppo migliore. E certamente con Giada Quinti e con l'artista di questa sera le cose saranno reali. Ciao, ti voglio bene. Ciao carissimo. Ti voglio bene. Abbiamo finalmente di fronte a noi la autrice di questi bellissimi gioielli poco fa ripresi con la telecamera, è Paola Romano. Oh, ma l'idea di creare queste meraviglie come è nata e quando è nata? Allora, è nata circa 10 anni fa. A me ormai mi chiamano la signora della luna, perché io ho fatto sempre mostre, sono andata all'estero, a Hong Kong, da tutte le parti del mondo con le mie lune grandi, le mie lune di 2 metri, e poi ho detto perché non fare un frammento di luna da portare, tutte le mie signore che lo portano, un pezzettino di cielo piccolino, certo. E allora ho detto ma facciamo qualche, e mi sembra che va bene perché sono piaciuto. Quindi collane bracciali, anelli, orecchini, un po' di tutto con le mie lune.
bene, non è lunatica comunque. Allora, io non sono lunatica proprio per niente, però mi piace. È una battuta tanto per scherzare. Però mi piace tanto, tanto la luna. Ecco, ho visto veramente dei gioielli meravigliosi, anelli grandiosi nella loro imponenza, nella loro maestosità. Ad affermare forse un ritorno al lusso? Sì, assolutamente sì. Vorrei dare, anche se sono cose che non costano molto, un po' di lusso nella nostra vita, perché ormai ci manca, ormai è tutta crisi, ormai è tutto questo. I miei anelli costano poco più di una bigiotteria, però sono anelli veri, con pietre preziose. Di che materiale sono? Allora sono tutte pietre preziose frammentate, sì. Piccoli brillanti, tutte pietre preziose, che posso dire, topazi, ametisti, assemblati insieme e anche capaci di emettere delle luci molto particolari, perché sì, ho visto... perché io da quando faccio l'artista, invece che io vado cercando proprio il movimento e tutto ciò che luccica fa movimento. E infatti sono gioielli che luccicano e che danno questa sensazione di grande luminosità e quindi soddisfano la femminilità. Sì. Ecco, ma una curiosità, sì. Dove si vendono? Allora, li vende questa signora Marzia Spadafora in televisione, a Art Time e Art Investimento. Poi troveremo delle bigiotterie che qui a Roma, sì, anche qui a Roma, dove si venderanno, poi lo dirò. Ma non avete un sito? Un sito sì, ma ce l'ha la... perché non so queste cose. Va bene, va bene, va bene. Va bene. Guardate, no? Sì, sì. Comunque è stato molto interessante vedere l'accostamento tra gli abiti di Giada Curti e alcuni gioielli. Bene, quanto costano al massimo, per curiosità? Allora, un anello? Sì, costano dalle 1000 euro alle 2000. Ecco, il massimo del costo è 2000 euro. Sono 3000 euro per delle perle particolari. Bene, comunque, il minimo? Il minimo 500 euro. Ah, va bene, comunque è una fascia abbastanza alta comunque. Poi sono cose abbastanza importanti. Bene, allora... sono pezzi unici. Quindi certo, non c'è... un pezzo unico. Perfetto. C'è una, come un certificato che lo spiega. Quindi ogni oggetto viene venduto con il certificato. Tutto, assolutamente. Grazie. Certo. Grazie molte. Emilio Sorrentino, il carissimo ufficio stampa di questo evento. Ti vedo, vedo che è aumentata la famiglia per te. Eh certo, ho adottato Samantha. Ma che meraviglia! Quanto ha? Ha quasi 3 mesi. E allora sei felicissimo. Felicissimo, grazie.